di flash, e questo è un aiuto grande da ogni punto di vista, perché conoscere le radici, lo sviluppo, le caratteristiche della storia religiosa, sociale, politica, culturale, abbiamo preso solo un angolo, è senz'altro prezioso. In un tempo come il nostro, in cui il pensiero si è fatto breve, l'orizzonte sembra solo oscuro, le radici storiche e questa tensione che c'è stata nel tempo, con le sue ricchezze, con le sue contraddizioni, con quella dinamica che fa passare da un'epoca all'altra, tramandando esperienze, valori, progetti, è assai importante per noi, in modo particolare per le nuove generazioni, alle quali dobbiamo consegnare non un patrimonio da museo, ma un'eredità da far crescere. E quindi vedo in questo libro, ripeto, a partire da un angolo particolare che mi ha aiutato tantissimo, dalle origini che erano molto confuse, e tu sei riuscita a rimettere insieme fino ai nostri giorni, che ancora in itinere, perché hai citato persino me, e che sono l'ultimo arrivato, vede veramente la possibilità concreta che abbiamo di comunicare attraverso le bellezze, come si diceva, del cielo che si è affacciato ed è caduto sulla terra, anche la ricchezza di un patrimonio che attende di essere condiviso per rispondere alle nuove sfide. In fondo la storia ci insegna questo, e non devo togliere spazio a chi invece sta qui proprio per dircelo, anche oggi abbiamo il dovere di dare risposte che non saranno definitive ma saranno concrete. Dinanzi a problemi enormi non sarà né la chiusura, né la paura, né l'egoismo a farci andare avanti, ma solo la condivisione, questa casa comune è così bella che vale la pena abitarla insieme e fare spazio a tanti. Grazie.